come tutti i giorni diamo i dati relativi all'evolversi della situazione del coronavirus a Città di Castello, lo facciamo ovviamente sempre con i criteri oggettivi che ci vengono trasmessi dall'ASL, uno che vogliamo ringraziare per la grande collaborazione, ma credo che questo sia un servizio doveroso di trasparenza e di informazione ai cittadini, perché è giusto conoscere la situazione come sta. Rispetto a ieri, quando i casi positivi erano 13, siamo passati a 19, con un aumento di 6 casi, alcuni dei quali ovviamente riguardano la vicenda legata all'ospedale, della quale abbiamo già parlato. Le persone in quarantena, che ovviamente non vuol dire siano positive, anzi speriamo non lo siano, sono 74. Ovviamente al termine della quarantena, nel caso non abbiano sintomi, potranno tornare tranquillamente alle loro attività, quelle che facciamo oggi, cioè quasi nulla, e mentre invece coloro i quali manifesteranno ancora sintomi verranno fatti oggetto di tamponi. L'ASL si aggiorna costantemente, tutte le sere alle 18, la situazione cittadina, e ovviamente il giorno dopo noi diamo i dati così come ce li trasmette l'ASL con la massima trasparenza. Ripeto ancora che per dovere di privacy non possiamo dare indicazioni sulle persone, non è né giusto né corretto né umano, ma cerchiamo di dare comunque dati attendibili e comprensibili. Quindi possiamo dire, per esempio, senza violare nessuna privacy, che molti dei positivi appartengono a nuclei familiari specifici, quindi c'è stata una trasmissione in famiglia, ahimè, cosa che ovviamente accade. Detto questo, devo dire che è iniziata la sanificazione, è iniziata nella zona sud, è iniziata nella zona nord ed è iniziata all'interno del nucleo urbano. La sanificazione è fatta con strumenti assolutamente non nocivi, ovviamente né Sogepu né Fatta hanno intenzione di avvelenare i cittadini. La sanificazione viene fatta, lo ripeto, non perché abbia poteri taumaturgici sul coronavirus, non li ha, io l'ho detto fin dal primo momento, perché così mi hanno comunicato gli esperti, serve per stemperare il clima, dimostrare che si fa tutto il possibile, e ovviamente viene fatta con strumenti assolutamente innocui per la salute dei cittadini, ci mancherebbe altro, oltre il danno alla beffa direi che sarebbe decisamente troppo, chi lo pensa è decisamente persona singolare. Dobbiamo dare altre comunicazioni che potremmo definire, ahimè, di servizio. Intanto ci metteremo in contatto con Poste Italiane, perché la comunicazione che si è giunta legata al fatto che rimangono aperti solo gli uffici di Castello e Cerbara nel nostro territorio comunale, una comunicazione che ahimè ci lascia un po' perplessi, perché i primi di aprile i nostri anziani dovranno prendere le pensioni e se rimangono aperti soltanto questi due sportelli, sospetto che ci sarà un accumulo di persone fuori dagli uffici postali con gravi rischi per la salute, e non mi sembra giusto far rischiare i nostri anziani, per cui chiederemo alle Poste che almeno in quei giorni vengano aperti anche gli uffici periferici, così come accadeva fino a qualche giorno fa. L'ufficio delle entrate ci ha comunicato una sospensione dell'attività legata a un dipendente il quale entrati in contatto con persona positiva, ovviamente le cose vengono fatte con la massima serietà, con il massimo tentativo di mettere in sicurezza tutti, per cui ovviamente ringrazio l'ufficio delle entrate per la comunicazione, speriamo che quanto prima torni a lavorare come può e come deve, e anche in questo caso voglio sottolineare lo spirito di collaborazione che c'è stato con l'ufficio delle entrate di Città di Castello. Dobbiamo inoltre aggiungere nota positiva, intanto ho visto un bello striscione di sostegno ai nostri operatori sanitari davanti all'ospedale, e questo è un bellissimo segnale, perché come dicevo nei giorni scorsi i nostri operatori sanitari sono in trincea e a loro deve andare tutta la nostra solidarietà. Devo aggiungere che ovviamente ci sono altri aspetti, voglio ringraziare alcune società rionali, alcune proloco come la società rionale di San Giacomo, la proloco di Piocina, altre che verranno nei prossimi giorni che hanno intenzione di fare donazioni al nostro ospedale di Città di Castello. Questi sono bei segnali che mi piace sottolineare, perché poi da vicende allucinanti come questa dobbiamo trarre anche, spero, insegnamenti positivi.
Devo fare l'ultimo usuale appello, lo vedete in tutte le televisioni quotidianamente, ahimè lo devo fare anch'io, anche se mi rendo conto che è durissima. Bisogna stare a casa, lo dico in particolare ai ragazzi, a cominciare dai miei figli, i quali veramente come tutti i figli scalpitano, perché avere in casa una ragazzina di 15 anni, come ce l'ho io, è dura da governare, quindi io sono nella condizione in cui sono molti genitori. Bisogna stare a casa in questi giorni perché stiamo vivendo la fase, mi dicono i nostri esperti, i nostri tecnici, nella quale pur non potendo fare ragionevolmente previsioni, però è possibile immaginare un aumento delle positività fino a raggiungere un picco che poi ci auguriamo debba scendere. Questo è il momento in cui più di ogni altro momento bisogna stare a casa. Mi rendo conto che è durissima per noi adulti, ma è ancora più dura per i ragazzi, per i bambini, però dobbiamo farlo e soprattutto devono stare a casa gli anziani, perché sono i soggetti, ahimè, più a rischio e noi agli anziani vogliamo tutti bene, per cui ognuno nel suo ambito ai propri anziani consigli di stare a casa. Questo è un appello che devo fare, anche se mi rendo conto che lo fanno costantemente tutti quanti, tutte le televisioni, tutti i mezzi di comunicazione, ma così mi viene richiesto e così io ovviamente mi comporto, perché sono uso obbedir facendo, ma mi rendo conto anche che ovviamente mai come oggi il cosiddetto isolamento sociale è probabilmente oggi l'unica carta che abbiamo per impedire la propagazione del virus. Buongiorno.